Il ritrovamento della tomba intatta di Tutankhamon è stata la più grande scoperta archeologica della storia. Di Tutankhamon conosciamo lo splendore dei suoi tesori. Ma molto più interessanti sono gli eventi della sua tragica infanzia. La sua straordinaria storia d'amore e la sua morte improvvisa e misteriosa. Ora nuovi indizi rivelano l'uomo dietro la maschera dorata, il vero Tutankhamon. Gli antichi egizi erano soliti annotare le notizie e gli eventi più importanti: battaglie, prigionieri, offerte fatte al tempio e soprattutto i loro re. Anche Erodoto, nel corso del suo viaggio in Egitto, venne a conoscenza di un elenco nel quale erano riportati i nomi di ben 330 faraoni. Il più famoso elenco dei re si trova scolpito sulle pareti del tempio di Seti I ad Abido, suggestivamente noto come la casa di milioni di anni. Eccoci nella Galleria dei Re. In questo luogo, 3000 anni fa, si tenne un rito religioso molto importante. Seti I, leggendo i nomi dei propri antenati, assicurò loro il nutrimento nel mondo dell'aldilà. Questo è Seti. E questo ragazzo con i riccioli è il figlio Ramsete, che diventerà famoso con il nome di Ramsete II il Grande. Nelle mani tiene un rotolo di papiro che è intento a leggere. Ed ecco i nomi dei faraoni, che vanno da Menes, fondatore dell'Egitto, fino a Seti stesso. Ogni nome è iscritto in un cartiglio, una cornice ovale, che magicamente racchiude il nome del faraone a simbolo del suo regno universale. Sopra è riportata una preghiera di intercessione per i morti. Possa Osiride, signore del Tempio di Seti, portare offerte ai re del Basso e dell'Alto Egitto. Te lo chiede il Signore delle due terre, Seti I. Possano essi ricevere pane e birra, vestiti, alabastro e ogni altro bene. Ed ecco qui i nomi dei faraoni ai quali sono destinate le offerte. Questo è Cheope, il costruttore della grande piramide. Qui c'è Amenofi III, che regnò negli anni di maggior prosperità dell'Egitto. Ma proprio in questo elenco si nasconde il primo enigma. Il nome del re che il mondo conosce meglio non compare. Dov'è Tutankhamon?